Signor Presidente della Camera, Roberto Fico, grazie per avermi concesso la parola. Faccio un richiamo al regolamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 119 e del comma 5 dell'articolo 120 con un richiamo generale al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. Vede, Presidente, ogni qualvolta il Parlamento si accinge a discutere e poi a votare la legge di bilancio, esso necessita di un intervallo temporale ben quantificato, in questo caso dal secondo comma dell'articolo 119, che ci dice che quando il testo di bilancio viene trasmesso dal Senato alla Camera, abbiamo diritto di vivere una sessione di bilancio quantificata in 35 giorni. E il quinto comma dell'articolo successivo, cioè del 120, ci dice addirittura un'altra cosa, che prima ancora della votazione finale del Senato sul disegno del bilancio, la Camera deve avviare l'esame dei singoli provvedimenti nelle relative commissioni settoriali. Quindi, guardando quello che è successo, lei ci ha trasmesso la legge di bilancio lo scorso martedì. Quindi è facilmente desumibile che lei non ha rispettato neanche la metà dei giorni che il regolamento prevedeva, signor Presidente. Lei con questo atteggiamento ha permesso... Lei, sì, ecco, ora arrivo anche su questo, signor Presidente. Lei, con, durante la conduzione dei lavori delle scorse settimane, durante anche le conferenze dei capigruppo, nelle quali ci sono state delle interlocuzioni, lei ha detto che aveva mandato una lettera alla Presidente del Senato, Casellati, nella quale sostanzialmente aveva indicato una serie di rimostranze circa la lentezza del Senato sulla conduzione dei lavori. Ma vede, Presidente, non è colpa del Presidente del Senato se il Governo è lento a trasmettere il maxi emendamento, signor Presidente. Quindi quella lettera lei doveva mandarla non al Presidente del Senato, ma al Presidente del Consiglio, di cui il suo partito è socio forte della maggioranza, signor Presidente. Lei con questo atteggiamento ha violato palesemente il nostro regolamento. E vede, non è quella quantificazione temporale che io ho citato dei 35 giorni un vezzo per dei deputati azzeccagarbugli, ma sono le regole che ci hanno lasciato i nostri avi, che ci hanno regalato la democrazia liberando l'Italia, colleghi, da una cruenta, colleghi, dittatura. Mi dispiace, prego, che il Partito Democratico, prego, non possa, prego, terminare. Quindi, signor Presidente, lei è il guardiano del regolamento della Camera. Lei deve farlo rispettare, deve impuntarsi nei confronti dei rappresentanti del Governo e deve assolutissimamente condizionare l'iter legislativo, perché lei, glielo ricordo, è la terza carica dello Stato, signor Presidente, e deve farsi rispettare, anche se fa parte del Movimento 5 Stelle. Quindi io sono sicuro che il prossimo anno non ci sarà più una violazione così palese del regolamento, ma vede, non tanto per il fatto che lei sarà così autorevole da farsi, come dire, interlocutore con il Governo e per far tornare il Governo a miti consigli, ma per il semplice fatto che il prossimo anno ci sarà un nuovo Governo che sarà in grado di fare veramente l'interesse Andiamo del Paese senza con fare a capo Matteo il dibattito Salvini. Non ci sarà nessun parlamentare che avrà un intervento nessuna sul regolamento, dei propri diritti. Quindi, grazie. Perfetto. Deputato Foti, io sul punto rimango, e chiaramente come tutte le decisioni